Un saluto a tutti, sono Robert Saturnino e in questo video questo video si pone come obiettivo di trattare un argomento probabilmente delicato e descrivere in qualche modo lo stesso utilizzando un'esperienza personale, e significa che il risultato del video darà diciamo il risultato finale. Si creerà in qualche modo dei punti di riferimento che non sono, diciamo, indicazioni, di soluzione a una problematica, ma deve diventare un punto di riflessione che ogni persona che si ritrova in questa situazione può, in qualche modo ispirarsi in qualche modo, no? Un po' riflettere se la condivide tecnicamente, se dà la stessa sensazione che ha dato a me. L'argomento trattato, che a me piacerebbe cambiarci proprio nome, perché già il nome potrebbe, come si dice, creare una certa, io tenterò di cambiare anche nome su questo argomento. La parola che non mi piacerebbe mai dire, balbuzia. Io invece la trasformo in non drive. Già questo è. E andrò a spiegare per quale motivo la chiamo non drive. La balbuzia. Automaticamente ci sono delle persone che si imbattono con questa entità, insomma, che più o meno viene in qualche modo, questa entità viene in qualche modo affrontata con più o meno difficoltà, e sono state, diciamo, ipotizzate e fatte tante tante cose, ma io non vado a toccare quelle rimangono tutte, come rimarrà tutto quello che uscirà dopo da questo video. Cioè, non, questo non è per levare o aggiungere nulla a quello che fino a mo' è stato fatto. Assolutamente, lo dico subito, quello che dico è praticamente quello che ho, sono riuscito io a analizzare, diciamo, determinate cose, e ho tirato delle mie conclusioni, che poi quelle mie conclusioni possono essere più o meno veritiere per un altro, per me hanno funzionato, e questo è importante. Non drive. Cosa andiamo a dire questo non drive? Pongo questo quesito, e lo svolgiamo in questo modo. Innanzitutto mi sono domandato che cos'è parlare, cioè qual è la funzione di sto parlare. E mi sono tirato in testa che parlare non è altro che, diciamo, far uscire il tuo essere che sta dentro e comunicare con un altro essere. È inevitabile, cioè non si può, non si può fare. Come funziona questo oggetto? Cioè, uno dice, mo sta a parlare, sta a fare confusione. No,
Come funziona il soggetto? Io comincerei a dire una cosa. Mettiamo caso che tu hai un computer e c'è un sistema operativo. Sistema operativo, insomma, vecchio, nuovo, quello che è. E compri un dispositivo, una periferica, gliela monti. Vai a vedere, sta periferica non funziona. Non significa che se la periferica non funziona, il computer non è buono. Oppure che c'è un problema al computer, non credo. Ma tu vai su internet, non fai andare a trovare i famosi driver, rimetti i driver dentro e tutto funziona. Oppure hai sbagliato proprio periferica e sta cosa non funziona. Allora, e mi sono detto, può la parola funzionare senza che tu senti? La risposta che mi sono dato, no. Perché se tu non senti quello che dici, hai pensato bene, però purtroppo la periferica non funziona, non va, non dice quello che hai pensato. Allora mi sono messo a ragionare un attimo, c'avevo circa 14 anni, 15 anni. Ho detto, ma allora come bisogna fare qua? Mi sono cominciato, ho cominciato in qualche modo, anzi faccio una piccola parentesi, sono balbuziente anch'io, questo lo voglio puntualizzare perché se no non si capisce. Questa è una cosa detta e pensata di un balbuziente, di un non drive, ok? Allora mi sono cominciato a incuriosire come muovevano la bocca gli altri. Come dicono la A gli altri e come la dico io? Dov'è che sbaglio? Non mi sono stato a pensare che io forse non ero in grado. Mi sono messo a scavare come viene detta sta, se viene detta in un certo modo. E mi sono accorto che in qualche modo, oltre che non mettevo la bocca bene, il suono non usciva giusto. Ma oltre questi due componenti ce n'era uno importante, che le corde vocali, essendo uno strumento musicale che funziona d'aria, praticamente non manca l'aria. Perché manca l'aria? Perché normalmente tutti escono con driver che sincronizza la respirazione e poi parla, c'è una sequenza, cervello piglia l'aria e poi parla. Nel mio contesto il cervello non piglia l'aria, non ce ne frega un cavolo, ma parla. Caspita, questo è un problema. E come fare? Allora, a questo punto mi sono in qualche modo ingegnato, analizzando il problema non come un problema mio, ma come un problema che non avevo letto bene il libro di istruzioni. Cioè stavo utilizzando un mezzo che dentro doveva tenere già de fabbrica alcuni parametri, il mio dispositivo per farmi parlare non aveva i parametri, ma il dispositivo che mi doveva far parlare non era sincronizzato con gli occhi e con le orecchie, cioè praticamente è come se ho comprato a pezzi questi elementi e non ho pensato se erano compatibili. Porca miseria, questa è una cosa. Perché l'ho fatto adesso il video e non l'ho fatto prima? Perché adesso tutti i giorni combatti con un computer, driver, quello, quell'altro. Il computer in qualche modo, il PC, chiamatelo come vi pare,
Comunque vada, è stato fatto da un essere umano e comunque l'essere umano sta facendo quasi immagine e somiglianza, cioè lo sta facendo secondo la sua logica. Se la logica ha previsto un sistema del genere, che c'è linguaggio macchina, che poi c'è un'interfaccia, che poi per far interagire la persona con il linguaggio macchina non è capace di utilizzare il linguaggio macchina, poi ci sta tanti altri piccoli file che servono per... Li chiamo i traduttori, traducono un segnale, lo mandano in un altro, traducono una stringa e la mettono in un altro per far capire all'altro che cosa c'è. Allora, che cosa ho dovuto fare? Semplicemente ho detto: ridiamo i driver al mio cervello. Mi sono messo davanti a uno specchio, semplicemente, all'inizio sembrava un deficiente. Mettendomi davanti allo specchio, ho provato a pronunciare la lettera A. Io la lettera A la faccio così: A. Guarda la bocca, A. Però mentre dicevo A, non l'ascoltavo e prima che mi mettevo davanti allo specchio non sapevo manco come si metteva la bocca. Se io ascolto, posso correggere, se io vedo e ascolto, posso correggere questo oggetto qua. Che sono dei muscoletti, che questi muscoletti stanno sincronizzati qua. Se io devo dire A, devo dire A, la e la bocca la apro A, così A, ma quando apro la bocca A esce la e ritorna qua. Allora qui esce la, esce un segnale, qui ne entrano due, uno e due. Se io continuo a fare B, 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 esce la B, entra, esce un segnale audio, entra un segnale audio e un segnale video, completando tutte le lettere dell'alfabeto A, B, C, D, E, F, G. Cosa è successo? È successo che a occhi chiusi io quando aprivo la bocca vedevo l'immagine della bocca senza guardarmi più allo specchio. Mo c'era un altro problema però, che siccome alcune parole tecnicamente mi ingeppavo, diciamo così, il cervello per non cadere nella come si dice nel per non si sentì fallito, riproponeva il tentativo di ridire la parola, riproponeva il tentativo di dire la parola fino a quando non c'è, capito? Quando uno si impunta, voglio dire la parola, voglio dire la parola. Il cervello c'ha questo algoritmo che se non riesce a dire una parola vuole ridire fino a quando non la dice. Là che cosa succede? Che comunque la parola è uscita senza pigliare l'aria, comunque tu la ripeti e non la riesci a dire, hai già pensato che non esce. Te manca pure l'aria di respiro, il cervello gli mancherà pure l'ossigeno, diciamo così, va in pallone e comincia a dire: ecco qua, la parola mancula, non si può dire, mi ha fregato. Questa parola che fai, tecnicamente, o tenti la prossima volta di ridirla oppure cerchi di scartarla. Io a un certo punto mi sono trovato che mi mancavano tante parole. Dicevo solo quelle che mi venivano bene. Quale altro sistema ho analizzato? Ok, ho detto a me questa parola non mi esce. Il discorso, devo rendere il discorso lineare, allora che faccio? Mentalmente, siccome io non drive, no balbuziente che non mi esce, non drive, non riesco a dire quella parola, c'ho il tempo, perché faccio una pausa di un millesimo di secondo, di trovarne un'altra. La includo, la dico e continuo il discorso non fermandosi, non vado in pallone. Ho talmente perfezionato questo sistema che io praticamente balbetto mentalmente, ma non balbetto vocalmente. Cioè io mentre balbetto mentalmente sostituisco la parola, ne metto un'altra. Se non mi viene, mi viene di
come si dice, casa. Io volevo di casa, però casa non esce. Come si dice, casa esce. Non so come quelle. Allora, fortemente facendo queste cose, poi alla fine gira, 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 a forza di fa, mi sono ritrovato davanti a sto specchio. Ho cominciato a fare imitazioni. Ragazzi, è una cosa pazzesca. Sono rovinato. No, cioè, il fatto che si sente poco buono. Cioè, alla fine ho perfezionato questa cosa. Oltre questa cosa, poi ho provato a fare da ventriloquo. Dici, caspita, ho perso una vita. Aprì la bocca, poi ho dovuto fare. Ciao a tutti, come stai? Sono io. Ho dovuto obbligare se il cervello a non muovere i muscoli della bocca e farci un suono. Allora, se il ventriloquo riesce a bloccare la bocca e in qualche modo cacciare un suono, perché io non mi dedico un po' qualche minuto a me stesso davanti a uno specchio per vedere, per ridare i driver a questo cervello? Allora, questo non è un metodo, ok? Non vuole essere, come si dice, una regola, non vuole levare tutte le altre cose, non vuole togliere il lavoro a nessuno perché io non sono un dottore, ma io sono una persona che in qualche modo c'è riuscito, in qualche modo è riuscito a, diciamo, non avere quei imbarazzi, quelle cose, non si sta, si può dire, tirarsi la mazza sopra i cosi per dire sono incapace, gli altri sì, io no, tutte queste cose che uno poi si mette in capoccia. Girano, girano, alla fine ti fanno diventare scemo. L'ho voluto fare proprio così sintetico dentro una macchina così senza. Volevo fare col telo verde, queste cose. Non deve essere costruita, deve essere una cosa umile e onesta. Vi dico, dovete prendere queste parole come un punto di riflessione. Non come una regola che vale per tutti, no, perché non siamo tutti uguali. Però una cosa è sicura: se hai un apparato questo e non hai letto il libretto di istruzioni e non sai come funziona, innanzitutto questo da solo non funziona, ci vuole l'occhio e l'orecchio. Perché se tu non ci senti, probabilmente diventi pure muto. Ok? Se non vedi, però ci senti e riesci a parlare, probabilmente non sei muto. Ok? Sono tutte problematiche e vanno rispettate. Io cambierei però il nome a questa parola balbuzia, perché mette proprio angoscia. Dire balbuzia mette proprio angoscia. No drive. Proprio ci manca solamente quel file là, certo, lasciamo perdere predisposizione, non conta niente. Ok, predisposizione, ok, si può migliorare con la comprensione che c'è qualcosa che non va, qualcosa che manca, no, che non va, va tutto bene, ci sta tutto, mancano i collegamenti. Ok, va bene, io vi ringrazio che avete ascoltato questo video. Spero di non aver ferito nessuno, non ho detto niente di male a nessuno. Mi sono messo in gioco io, insomma, in qualche modo mi sembra quasi una cosa umana, no? Se sono riuscito a fare una cosa, se la possono sapere tutti, probabilmente. Avete ascoltato non balbetto? Dice, ma che scazzo, caspita, questo non balbetta, no, io balbetto. No. Se chi vuole vedere tra le righe e va a scrivere questo discorso, scrivendolo, vedi che ci sono delle pause, mancherà qualche verbo, mancherà qualche soggetto, mancherà, cioè non è proprio perfetto, però non mi sono fermato. Anche adesso quando ho detto non mi sono fermato, non mi sono fermato, là è un piccolo, è veloce perché parlo veloce per non far capire, per non far, però non mi crea nessun problema comunque, assolutamente. L'ho fatto mio, che non è un problema, è solo, come si dice, è solo capire,
Lo chiamerei passaggio macchina in linguaggio aeronautico. Se tu una macchina non la conosci, la devi imparare a conoscere. Sapere anche i limiti. Non tutti possono fare tutto, ma il fatto che non puoi fare tutto non significa che non puoi fare qualcosa. Quel qualcosa potrebbe essere la soluzione finale. Grazie dell'attenzione. Sono 20 minuti. Spesi bene. Comunque, il segreto non è un segreto. Mettersi davanti al cellulare, allo specchio, anche va bene pure il cellulare, ti fai un video, vedi se quando parte la parolina qua, la bocca si mette bene, fai uscire il suono. Qui ritorna il suono e qui ritorna la posizione della bocca. Se tu non metti in comunicazione questo triangolo, bocca, orecchio e occhio, probabilmente questa antipatica situazione non la leverai mai. Non lo voglio chiamare problema, non è un problema, è un problema perché ci diventa problema. Grazie dell'attenzione, un saluto da Tonino D'Aversa.